a misura d'uomo, attenta all'ambiente, alle famiglie, ai contadini e la produzione alimentare messa in vetrina al Salone del Gusto che si chiude oggi a Torino. 80.000 metri quadrati dell'area del Lingotto, 1.200 espositori provenienti da 100 paesi e 180 presidi slow food italiani. Tra questi 59 aziende e 15 presidi pugliesi che hanno raccontato i sapori e le culture diverse di una delle regioni italiane più ricche di biodiversità e patrimonio alimentare. La mia azienda, producendo capocollo di Martina Franca, ha riscontrato, oltre già all'enorme numero di visitatori italiani come tutti gli anni, un grande incremento di visitatori stranieri, molto probabilmente anche legato al fatto che noi come azienda siamo presenti già da Harrods a Londra da qualche anno e quindi abbiamo già uno sbocco internazionale del nostro prodotto. Un piacere girare fra i produttori adesso e sentire che hanno avuto contatti con dei buyers stranieri. Vuol dire che il nostro prodotto è molto richiesto e in realtà non è una novità questa, specialmente in Europa, e soprattutto che vogliono prodotto di qualità e quindi vengono a cercarlo qui, non vanno altrove. E quindi per noi è una grande soddisfazione. In un viaggio a tutto tondo che si è snodato non solo tra gli spazi espositivi, ma anche attraverso le esperienze sensoriali dei laboratori didattici e delle degustazioni dedicate all'olio extravergine d'oliva, ai formaggi, ai cereali, a carne e salumi, al pesce, alle ostriche, ai dolci. La Puglia ha rappresentato un'agricoltura effervescente, questo possiamo anche dedurlo dalla frequentazione così folta di addetti ai lavori lungo i nostri stand e dopo aver anche ascoltato un po' tutti i nostri produttori, i nostri rappresentanti qui, tutti molto soddisfatti, soprattutto perché al di là del mercato interno, cioè quello nostro italiano, c'è una grande attenzione da parte dei buyer che rivengono dall'estero. Ci sono state presenze importanti addirittura di francesi, che generalmente loro hanno una chiusura del mercato nei confronti dei nostri prodotti, e poi ci sono anche importanti buyer inglesi, degli Stati Uniti, giapponesi, quindi sta a significare che questo prodotto continua a crescere. Questo lo possiamo anche dire grazie alla qualità dei nostri prodotti e grazie al lavoro che si è fatto sino ad oggi. Per cui torniamo a casa in Puglia soddisfatti e pronti per la prossima iniziativa, affinché si possano sempre più comunicare il più possibile immaginabile questi grandi prodotti della nostra Puglia. E per capire quanto ricca fosse la varietà alimentare della Puglia presente al Salone torinese, bastava fare un giro tra le bancarelle del padiglione 3, dove era possibile trovare di tutto: pomodori pelati, pasta biologica, olio extravergine di oliva, birra artigianale e poi ancora formaggi Downy, salumi di maiale nero, latticini, innumerevoli qualità di formaggi, liquori, marmellate, mieli, sottoli, biscotti biologici integrali, pasticceria bio, confetti, cioccolato, legumi dell'Alta Murgia, vincotto primitivo, prodotti da forno, taralli, conserve tipiche e fichi secchi mandorlati. Salone del Gusto si conferma come al solito un'ottima manifestazione dove valorizzare la qualità. Il nostro olio extravergine di oliva è sicuramente il marchio prodotti di qualità Puglia che permetterà, ci auguriamo, di lanciare il paniere dei prodotti pugliesi nel mondo.